Benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con il TG Rock. Queste le notizie principali di oggi giovedì 17 marzo. Tre imperdibili date in Italia per i Soft Moon. Il meglio dell'attualità, cultura, musica e cinema con Mangiatori di Cervello. Ed infine esce il nuovo album dei Marta sui Tubi. Circa un anno di distanza dall'uscita del disco Deeper, i Soft Moon tornano dal vivo in Italia. La creatura post-punk del visionario compositore americano Luis Vasquez calcherà nuovamente i palchi del bel paese in tre appuntamenti che permetteranno al nostro pubblico di ascoltare i 12 pollici di Deeper Remixed Volume 1 e Volume 2. I Soft Moon si esibiranno il 29 aprile al Black Hole di Milano, il 30 al Vinile di Bassano del Grappa nel Vicentino e il 1 maggio allo Splashdown Festival di Pesaro. Viriamo come sempre sugli emergenti. Dopo un EP pubblicato nel 2014, i Flowers and Paraffin tornano con un debut album intitolato Ricordati di Santificare le Feste, in uscita per le etichette La Fine, Casa Taillé, Controcanti e Macro Studio. Il sestetto post-punk, che vive a cavallo fra le province di Avellino e Salerno, pubblicherà Ricordati di Santificare le Feste proprio il giorno di Pasqua, che quest'anno sarà domenica 27 marzo. Nell'attesa ci ascoltiamo il brano Guardia. Anestetizzato dalla nausea e dal freddo, seguivo un percorso nella mia testa. Quando riaprivo gli occhi ero indietro di qualche centinaio di metri. Tua voce per la prima volta, la prima che conta. Dovrei farmi perdonare quando vuoi, appena puoi. Per troppo tempo, come un fantasma. Siamo ascoltati Flowers and Paraffin con Guardia. Torniamo alle news del sommario e quindi ad un nuovo appuntamento con Mangiatori di Cervello, giovane magazine online di cultura, musica, cinema e molto altro. Oggi segnaliamo la recensione a La Spada di Shannara, serie TV basata sull'omonimo libro dello scrittore fantasy americano Terry Brooks, che narra le vicende della famiglia Ormsford, erede di un'antica stirpe reale elfica. Trolls, umani, demoni e creature di vario genere, tutti catapultati in un futuro post-apocalittico dove una specie di nuovo medioevo ha preso il sopravvento dopo le grandi guerre e il mondo tecnologico è stato soppiantato dal ritorno alle origini pagane e mistiche dell'umanità. Per l'articolo completo, mangiatoridicervello.com. Scoprire la storia che ci può essere dietro ad una fotografia è sempre affascinante. Se poi il soggetto in questione è un musicista e lo scatto va a comporre la copertina di un disco, gli aneddoti possono diventare ancora più interessanti. Con questo intento è nato Pop Spots Nick, un blog curato dallo scrittore e web producer americano Bob Egan insieme alla francese Marie Fotini. Il sito propone le storie delle immagini più famose della cultura pop, indaga sul luogo dove sono nate e sui fotografi coinvolti, riportando anche, quando esistono, dichiarazioni, curiosità o articoli pubblicati all'epoca. I concerti di oggi giovedì 17 marzo. Flying Vaginas al Covo Club di Bologna.
Marlene Kunz al Teatro Unical di Rende in provincia di Cosenza, Galoni al Marla di Perugia, Coffee or Not all'Arci Le 100 Città di Crotone e Wonder Vincent al Bolazzi di Palermo. A 3 anni di distanza da 5, La Luna e le Spine, il 1 aprile esce Lo Stile Ostile, nuovo e sesto album dei Marta sui Tubi, pubblicato per Antenna Music Factory con distribuzione Believe. 13 canzoni eterogenee per un concept con al centro il tema dell'incontro e del confronto. Annunciato anche un tour di 7 date che partirà da Roma ad aprile per concludersi a fine maggio a Molfetta, in provincia di Bari, con tappe intermedie a Pordenone, Milano, Bologna e Torino. Chiudiamo parlando di libri. All'Auditorium Parco della Musica di Roma, dal 18 al 20 marzo, si terrà Libri Come, la festa del libro e della lettura. Giunto alla 7ª edizione, l'evento si snoderà attraverso una serie di conferenze, presentazioni e laboratori nei quali lettori e scrittori potranno incontrarsi. Il tema dell'edizione 2016 è Roma e le altre città. La capitale verrà messa infatti a confronto con alcune delle principali metropoli del mondo, analizzandone le diversità nello stile di vita, politica, religione e tecnologia. Per la rubrica Buon Compleanno, auguri a Melissa Aftermaur, bassista americana di Hole e Smashing Pumpkins, che oggi giovedì 17 marzo compie 44 anni. È tutto per questa edizione, il TG Rock vi dà appuntamento a domani.